E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo di nuovo con il nostro Rogue perché, come vi avevo anticipato, la luce intanto qui ci abbandona. Ho fatto un po' di leveling offline nel senso che off camera, non offline. Infatti sono arrivato al 57 e mi mancano solo due barrette che stiamo per andare a riempire con due quest che ho fatto al volo. Il livello 58 l'ho fatto praticamente a Burning Steeps, perché a Blasted Lens praticamente mi ero finito tutte le missioni e non sapevo più quello che cazzo fare. Quindi allora adesso consegniamo una quest, facciamo anche l'altra e dovremmo livellare. Sì, ok, infatti livello 58. E adesso ci andiamo direttamente a svolazzare verso Blasted Lens. Nel mentre che voliamo vi lascio qualche filmatino random di quando sono stato, insomma, a livellare, così che vi dimostro appunto quello che ho fatto. Non è che ho fatto grosse cose, però comunque non ho fatto un'instance, nemmeno una. Sono andato esclusivamente solo a quest e a mob, e per fare quei tre livelli, tipo, non mi ricordo, sì, perché 55 e 58, ci avrò messo un totale di, boh, un'ora e mezza totale, forse una roba del genere. Massimo due ore, perché comunque ho visto che con il rogue, perlomeno adesso non so con le altre classi, la strada è abbastanza dura, perché comunque non è che faccio tutti questi grossi danni. Cioè, diciamo che li faccio, ovviamente, però i mob sono duri da buttare giù. E noi ci vediamo direttamente al Dark Portal. Ragazzi, siamo arrivati davanti al Dark Portal e, non lo so, questo posto mi lascia sempre totalmente senza parole perché, cioè, guardate, è una cosa, boh, gigantesca e fottutamente epica e bellissima. Prendiamo la nostra prima quest e, come sempre, l'avrò fatta tipo più o meno 37.000 volte questa prima quest, in cui ti fanno prendere il volo e arrivare alla città, diciamo, capitale dei... come cazzo si chiama questo territorio? Elfire Peninsula. Tanto saluto il ragazzo Andrea Mori, che è un fan affiatato. Ragazzi, una cosa che mi piace veramente tanto sono questi fasci di luce che vanno e vengono, tipo da non so dove, tutte queste isolette fluttuanti, non so, le Outland sono veramente un territorio figo, per dire figo. Tanto noi siamo arrivati qua alla nostra base. Qui teoricamente le quest, no, non dovrebbero dare più esperienza alle altre, perché se tutto level scalato dovrebbe essere più o meno tutto uguale. Però potenzialmente, grazie a questo level scaling, visto che possiamo fare dal 58 all'80, abbiamo la possibilità di fare praticamente tutte le quest di ogni territorio. E quindi potenzialmente arrivare, non ti dico all'80, ma
praticamente saldare un'espansione, il che non è che sia molto positivo effettivamente. Da un lato è bello perché ti vedi tutto un territorio, ma dall'altro è un po' una merda, quindi praticamente è come se devi scegliere se livellare su un'espansione o l'altra, perché adesso questa è Burning Steeps, questa è Burning Crusade, quindi è tutte le altre, eccetera. Poi che cazzo lo sta al 70? Northrend fino all'80, poi Draenor, non è vero. Poi scusa, Pandaria, Cataclysm, niente, sto fa un casino. Sto troppe espansioni, ormai me le confondo tutte. Comunque adesso già facciamo un po' di quest locali, vediamo come vanno, se gli shot, questo che cazzo è? Ai Summer, quelle cacatine lì, degli eventi che non ho mai cagato. Complete quest a caso, 6.000, a posto. Prendere 6.000 esperienze così random, giusto per... Il problema è che io con il rogue non c'ho l'equip, mi sembra, sopra al 60, infatti. C'ho tutto il livello fino al 60, dopo sarà un problema. O spendo un capitale per pomparli, oppure chissà. Sono molto sincero con voi, non penso di portare questo personaggio al 110. Perché praticamente già ne ho altri 3 a cui pensare. Adesso nell'espansione comunque mi... focusserò sul war sicuramente, perché ho visto che comunque tanti di voi mi hanno consigliato anche il war, qualcuno l'under, però diciamo che la volontà mia e la volontà media è stata del war, quindi sono sicuro che porterò il war e ci sarà anche una novità, cioè che molto probabilmente lo farò tank, perché c'è un mio amico con la quale giocavo su, non mi ricordo quale espansione, Cataclysm, che facciamo doppio tank, era una cosa che gustava, quindi facciamo praticamente i main tank su una cilda. E quindi molto probabilmente lo farò tank, perché è una cosa che non ho mai fatto, perlomeno non faccio da un botto di tempo. Quindi sempre DPS, no. Ha rotto un borcazzo. Poi quando gusta essere tank, cioè il tank comanda, è dittatura, capito? Cioè quello che dice il tank è legge. Però appunto mi premeva un sacco arrivare fino alle Outland con questo personaggio, perché comunque questo l'ho tirato su dall'1, quindi anche solo arrivare fino al 60, praticamente giocandoci... Quasi solo per registrare, cioè va sicuro che io, a parte che questi mesi non ho giocato, ma poi anche prima, cioè, non mi mettevo offline a livellare perché era una cosa che non c'avevo obiettivi, eccetera. Che cazzo è successo? Niente, vi stanno tirando infernali addosso, sparite tutti quanti. Comunque scrivetemi qua sotto nei commenti che classe vi andrete a livellare nella nuova espansione. Così facciamo un po' di scambio di opinioni, sentiamo come comunque la gente cosa preferisce, eccetera. Ah, e ovviamente seguitemi su Instagram e Telegram, ovviamente, perché è fondamentale. Ci sono già un po' di ragazzi che mi hanno scritto su Instagram, anche se quello che ho su Instagram non c'entra assolutamente niente con World of Warcraft, perché è il mio profilo personale, quindi non c'entra niente. Però comunque sono io, quindi potete chiedermi qualsiasi cosa, eccetera, quando ho tempo vi rispondo. E ovviamente sta tutto in descrizione. Madonna se sto lento queste quest, cazzo, no, me ne ho ammazzati tipo 10, ma ne ho dato 2 drop, ma come si fa? Sinceramente magari nel prossimo episodio un instance tipo il Fire Ramparts, o non mi ricordo come si chiama l'altra, Blood Furnace, mi gusta un sacco farla, perché sono comunque instance che a me mi stanno molto molto a cuore, perché le ho fatte appunto all'inizio, quando ho iniziato a giocare, quindi mi piacerebbe un sacco farle. Quelle magari in un prossimo video ve le porto. Adesso che facciamo? Sbeffeggiamo questo elite, gli lootiamo davanti e ci leviamo dal cazzo. Ciao! Doppio aggro, triplo aggro, qui muoio sicuro. Non è vero, Evasion Power, Shadow Cuts, Stunnello, Sciottino, cazzo vai, tu muori di tot, adesso tocca a te. Allora, la quest che bisogna lootare la roba in giro l'abbiamo fatta, adesso è già rimasta solo quella che dobbiamo ammazzare praticamente tutti. Tic, 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 madonna che partono, ho ammazzato tipo 5.000. Andiamo a consegnare tutte le quests. Allora, tu che cazzo ci dai? Niente di utile, quella che si vende a più gold ovviamente. Allora, consegniamo a lui, questo pure non ci dà un cazzo perché abbiamo gli heirlooms. Il problema è che non diano nemmeno soddisfazione, capito, le quest, perché quando danno i drop non li puoi mettere. Invece prima era tutta la tua storia, perché era molto più lenta la cosa ovviamente, Però quando facevi una quest e ti dava il pezzettino che ti serviva da 20.000 anni eri molto più motivato per farla. Invece no, adesso non cambi praticamente un cazzo. Allora qua mi sa che ci vanno volare verso tipo quell'isola che sta in mezzo alle palle, per tipo bombardarli, di solito così. Porca troia, mi sono sbagliato, ci mandano qua, sono un coglione. Perché faccio le cose a caso? Io premo così come se niente fosse.
Porca troia. Tanto sicuramente qua ce ne hanno delle altre. Madonna, guarda qua che macello. Guardale queste, ma che cazzo è? Vabbè, noi le prendiamo tutte, dopo se le faremo tutte, boh, chissà. Ah, questa la facciamo sicuramente perché è un dungeon e i dungeon a me piacciono un sacco. Mi piacciono un sacco semplicemente per il fatto che sono molto rapide, perché devi ammazzare un coglione solo. Ah, ma ho già capito quale queste devo andare dentro là, nella specie di capanna gigante dove c'è il finto boss. Ah, ammazzare questo qua, eh. Il problema principale è che è circondato da 1,5 miliardi di mob. Adesso dovrei raggare solo lui, infatti. Sì, perfetto. Prendiamo la testolina. Ma dove cazzo vai, stronzo? Vai, affanculo. Vado in Vanish e divertiti. Belle rogue che puoi tranquillamente sgattaiolare a destra e a sinistra senza aggrare mezzo mondo. Madonna, una soddisfazione. Ah, già serve il Bleeding Hollow Blood. Devo praticamente ammazzare la gente e ficcarle dentro il calderone. Per 12 volte. Ok. Ragazzi, però io per questo video vi saluto perché purtroppo devo andare via e non ho così tanto tempo di registrare. Sicuramente nel prossimo episodio continueremo con tutte queste quest che ci daranno un botto di esperienza. In più faremo il Fire Ramparts, che è un'istanza che mi sta a cuore. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.